Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4. È passato davvero un sacco di tempo, io mi scuso veramente, non so come giustificarmi, ma purtroppo ho avuto una serie di impegni tra il lavoro, lo studio, la casa e problemi personali e familiari che mi hanno costretta a mettere The Sims in secondo piano e non essendo proprio dell'umore adatto per giocare e divertirmi insieme a voi, ho proprio smesso di registrare e di giocare a The Sims anche da sola. Mi è mancato moltissimo, molto spesso mi è venuta voglia di riprendere, ma non ho mai avuto modo fino ad oggi. Ho registrato gli spezzoni che vedrete fuori puntata. Non avevo neanche ancora acquistato il pack del fitness, ho recuperato soltanto da poco, ma ancora non ho avuto modo di vederlo. Ho solo visto i nuovi oggetti. Ma ci giocheremo insieme. Ci siamo lasciati l'ultima volta con la morte di Rachel e Will, una avvenimento tristissimo. Se sentite dei versi strani in sottofondo, sono i miei gatti che giocano, non fateci caso. E devo anche riprendere un po' la mano a registrare, a chiacchierare e giocare insieme a voi. E, oggi siamo da Gianluca perché una cosa che era rimasta in sospesa era proprio quanto accaduto tra Beatrice ed Abel. Come vedete, Beatrice non c'è, non è presente nell'unità familiare, perché ragazzi, l'avrete intuito, i due stanno vivendo un momento di crisi e questo ha fatto sì che lei si riavvicinasse al nostro vampiro. E vedrete anche quanto è successo dopo e lei ha giustificato questa assenza di alcuni giorni dicendo che sua zia, una sorella di Rachel, che sarà presso una new entry, perché ragazzi Rachel mi mancava troppo, quindi ho bisogno di riaverla, tra virgolette, in gioco. È venuta in città dopo tanto tempo e quindi lei è andata a trovarla. E niente, Gianluca si trova da solo con i bambini, sta facendo il mammo, sta dando il meglio di sé, poverino, con sprazzi di gelosia per la mancanza della sua mogliettina, senso di insicurezza. Ora sta preparando la colazione e oggi trascorreremo, la giornata con lui, sia al lavoro, lo seguiremo, altrimenti non andrà mai avanti come carriera, perché purtroppo la carriera da detective è un po' così, richiede molto impegno e costanza per procedere, quindi vedremo un po'. E poi vorrei andare in palestra perché lui, come avevamo detto, è il simmino più adatto per scoprire le novità del fitness. Ora sta preparando una macedonia per colazione. E dai, se la sta cavando con questi bambini. Vi faccio una panoramica di come stanno andando le cose. Allora, Tiziano non è messo benissimo con i valori caratteriali, visto che io vorrei che lui fosse un ragazzo perfetto, una sorta di bambino prodigio, e quindi vorrei ottenere il massimo tra tutti i valori. Ora magari non mi sarà possibile, anche perché mancano pochissimi giorni al passaggio di età, però bisogna lavorare su tutti questi punti. Vorrei che fosse un bambino, un ragazzo educato, responsabile, empatico il più possibile. Infatti, prima di registrare, ho giocato un pochino da sola e l'ho fatto giocare al medico. Facciamo finta che è un regalo di nonna Rachel perché avrebbe voluto vederlo medico, anche se per lui ho altri progetti. Comunque vorrei accrescere l'empatia. Per quanto riguarda invece Anna, con lei ci siamo abbastanza in base a quello che mi prospetto per lei, perché voglio che Anna diventi una ragazza educata, responsabile, risoluzione dei conflitti, anche no. Insomma, non per forza, però apparentemente lei dovrà essere proprio
una ragazza perfetta, modello, ma in varie occasioni si rivelerà poco empatica, quasi insensibile. Penserà soltanto a se stessa e ai suoi affetti più cari, ma comunque si muoverà sempre pensando a sé e con anche poco controllo emotivo, perché tenderà a avere sfuriate in pubblico quando non si fa quello che vuole lei. Ok, ora venite tutti a fare colazione prima che il papà debba andare al lavoro. Chiama a tavola. E un'altra cosa, mi stavo dimenticando, ho portato delle modifiche alla casa, visto che Rachel e Will non ci sono più, era necessario modificare qualcosa. Ricorderete che su questo lato c'era la loro camera da letto ed io ho creato un patio. Come vedete, in giardino ho aggiunto una sorta di laghetto. Qui ho messo un bel tavolo grande all'aperto, decorazioni varie e qui una zona salotto. Invece, al piano di sopra abbiamo un terrazzino che affaccia dalla camera da letto matrimoniale. Ho messo anche, la mangiatoia per gli uccellini. E invece ho tolto il terrazzino dalla stanza dei ragazzi, ho lasciato semplicemente queste due finestrelle. Perciò al piano di sotto non c'è più lo studio di Rachel, ma abbiamo allargato il giardino. Ora, si sono messi a tavola. Siccome voglio, accrescere l'educazione di Tiziano, gli diciamo di sparecchiare dopo. Sprona a sparecchiare la tavola. Ah no, non abbiamo apparecchiato, quindi sprona a lavare i piatti. E niente ragazzi, so che molti di voi ci sono rimasti per quello che è accaduto tra Beatrice ed Abel, perché la maggior parte di voi tifa ancora per Gianluca. Ma insomma, volevo mettere un po' di pepe perché ci può stare dopo tanti anni che si sta insieme di avere una crisi. Noi sappiamo i sentimenti che Beatrice provava per quel ragazzo e diciamo comunque è normale che non le sia proprio indifferente. E loro sono stati sempre una bella coppia, Gianluca e Beatrice, stanno insieme da giovanissimi, erano adolescenti, perciò ragazzi, dai, ci sta una crisi, vedremo se si risolverà nel migliore dei modi. E un'altra cosa che volevo chiedervi è, ora io ho portato queste modifiche alla casa, però non mi convince, essendo una casa ristrutturata più e più volte, ha un po' perso il suo carattere, insomma, non la vedo come casa adatta a questa famiglia, perciò magari se questa crisi matrimoniale si risolverà, mi piacerebbe poi trasferirli tutti in una casina costruita ad hoc per loro. Ma non mi dice di andare al lavoro? Ok ragazzi, siamo sulla scena del crimine, stiamo raccogliendo indizi e parlando con un testimone, ovvero Tommaso Rizzo, ve lo ricordate? E un altro invece è Giuseppe, che rivedremo presto con la sua famiglia. Ottieni un altro rapporto. Refresh uniform. Helma, Schumbezu, Blissom. Harsh, Nielsen. Panaro, you have a rose sherbet. Yes, Don Pila, Buskiwi. Comunque, stiamo aggiungendo gli indizi alla mappa e ho anche deciso di rimanere fino a tardi. Indizio scoperto. Vediamo se può dedurne un altro e diamo un'occhiata al taccuino. Ma temo che non riusciremo a prendere la promozione nemmeno questa volta, ragazzi. È una carriera difficilissima. Mi sospetto un giovane adulto e indossa dei jeans, sappiamo ancora troppo poco. Non ha saputo dedurre alcun nuovo indizio. Ok, la giornata dovrebbe terminare. Oh, Shuna. Oh, Zambaki Saplash. Ciao.
Ce l'abbiamo fatta! Gianluca è stato promosso da agente, guadagnerà 8 simoleon in più all'ora per un totale di 28. Ha ricevuto 160 simoleon e nuovi abiti. Il suo prossimo turno è mercoledì alle 8. Allora ragazzi, ho fatto passare la nottata, così abbiamo una giornata intera con Gianluca per andare in palestra, visto che oggi è di riposo e ieri aveva staccato tardi dal lavoro. Ora sta preparando una buona colazione, delle frittelle, magari se riusciamo le impacchettiamo anche come pranzo al sacco per i bambini. E poi ce ne andiamo in palestra. Come vedete si è cambiato, ha messo una tenuta sportiva, ma poi vorrei anche modificargli l'outfit proprio da palestra e comprare gli auricolari. Ovviamente. Ora Anna è già sveglia, allora magari apparecchia giallo. Vediamo come se la cava, sembra male, lui è sempre teso, credo per il solito discorso, sì, senso di insicurezza. Ora vediamo se in palestra riuscirà a sfogarsi e poi vedremo come vanno le cose con Beatrice. Tra l'altro mi è appena arrivata la notifica che manca poco al compleanno di Tiziano, quindi la prossima volta che saremo con questa famiglia vedremo Tiziano diventare un adolescente. Allora, impacchetta nel pranzo al sacco, lei deve andare in bagno e Tiziano è già alzato. Ora però se gli faccio fare colazione non mangiano poi il pranzo al sacco. Vabbè, vediamo se facciamo in tempo, se no se lo porteranno via. Magari papà, prima fai il pacchettino, poi pensi a finire la tua colazione e quindi ne facciamo due. Dai ragazzi, che bravo paparino, che voto gli diamo a questo povero mammo che si è ritrovato così da solo. Poi vedremo che fine ha fatto Beatrice. No, ma come qualità scadente. E vabbè ragazzi, ho fatto del suo meglio. Ed eccoci qua, siamo venuti in palestra insieme a Davide. Gianluca ha deciso di invitare il cognato per chiedergli anche consiglio su Beatrice, lui che la conosce bene essendo la sorella. E questa è la nuova palestra, ma che bella, mi piace tantissimo. C'è una signorina che corre sul tapirulan in intimo, ma va bene così. Ok, allora Gianluca è sempre teso, speriamo che riesca a sfogarsi. Questo è il suo look sportivo creato con i nuovi abiti e sta ascoltando la musica. Gli ho comprato ovviamente gli auricolari rossi. Ok, dai, andiamo ad allenarci. Dunque, vediamo un po', sfida di resistenza all'arrampicata. Sfida, dovrebbe mettere la sua... Ah, ok, deve prima esercitarsi. Allora, arrampicati. Arrampicati sul pendio docile. Vediamo un po'. Ah, guardatelo. Dai, 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 che ce la fai. Cosa dovrebbe fare per non sentirsi più teso? Rilassati in una sauna. Sali di livello in forma fisica. Ah, ecco, l'abbiamo appena fatto. Vediamo se dopo possiamo sfidare Davide. Ma i bambini cos'hanno? Hanno fame? Non mangiano il pranzo al sacco? Dovrebbero. Ok, felice, finalmente, sempre più in forma. E buon allenamento. Ok, ma sta continuando. Volevo provare una sfida. No, ancora. Ancora non possiamo.
Allora, Davide, dove è finito? Magari facciamo un po' di pesi. Ma dove è andato, ragazzi? Non ho la più pallida idea. Sollevamento pesi, dai. Lei è un'allenatrice. Guardate chi c'è qui, Alessandro. Altro, credo che si possa anche allenare qualcun altro. Non so se dobbiamo raggiungere un certo livello di forma fisica. Io credo. Oh, è diventato fiducioso, ha ripreso un po' di fiducia in se stesso, finalmente. Qui cos'è? Solitudine, chiacchiera un po'. Invita Darling, fai pugilato. Chiedi a Darling di dai lezioni. Vediamo. Già completato per l'aspirazione, molto bene. Ah, forse le abbiamo chiesto di darci delle lezioni, sì, credo. Poi salutiamo nostro fratello, va? No, come scoraggia. Chi ti dà la sua giornata? Ah, eccolo qui. È un discorso esortativo, esortiamolo ad allenarsi di più. Allenarsi con acume per aver ricevuto lezioni. Con tutti i consigli del mentore, Gianluca sta ottenendo di più dalle sequenze. A questo punto, se ancora ce la fa, direi di allenarmi ancora arrampicata, così magari la prossima volta possiamo sfidare qualcuno. Vedete che si è un po' ripreso ad andare in palestra perché sfogarsi fa sempre bene. Ha anche stretto una buona amicizia con questa Darling Walsh. Ok, dai, buono a sapersi. Chissà, magari Beatrice si ingelosisce e decide di tornare da lui. E rieccoci a casa perché Gianluca cominciava ad essere un pochino stanco. Aveva fame, quindi sta facendo uno spuntino con uno yogurt. E poi credo che andrà direttamente a riposare. I bambini come sono messi? Allora, lui è a livello eccellente con la scuola, molto bene. Deve sicuramente fare i compiti. Invece Anna, anche lei credo, sì. E qui siamo sempre più o meno uguali. E dunque, per quanto riguarda Tiziano, visto che la prossima volta festeggeremo il suo compleanno, cercherò di giocare io un pochino da sola per ottenere questi tratti, insomma, quello che vorrei per lui. Bene, ragazzi, a questo punto direi di salutarci qui per questa puntata. Vi lascio con tutto quello che sta accadendo a Beatrice nel frattempo, non avete idea, non avete idea. Fatemi sapere con un commento se siete felici del mio ritorno. Se non ve ne frega nulla, se non mi guarderà più nessuno, oppure se avete piacere di continuare a seguire la mia serie, scrivendomi anche come al solito qualche consiglio e anche cosa ne pensate di tutto quello che sto facendo accadere ai nostri sim. Ci vediamo nella prossima puntata con dei nuovi arrivi. Come vi avevo anticipato, è giunta in città la sorella di Rachel e non solo. Io vi mando un grande bacio e a prestissimo!